musica che c'è nelle canzoni di Paolo Conte, perché ascoltare la musica, cioè, ti fa scappare da un punto all'altro, non c'è una, come dire, non sempre c'è una logica come le canzonette. E io credo che sia proprio questa la grandezza e poi quello che ci fa, almeno personalmente, tanto emozionare nel sentire le sue canzoni. Per me il refrain Farming Partner potrebbe essere la colonna sonora delle mie giornate, no? Il mio tappeto musicale, perché è proprio bellissimo. Allora ti chiedo qual è il rapporto di Paolo Conte, non tanto con la parte, diciamo, umanistica, quanto con quella scientifica. Con la parte scientifica, visto che la musica è anche acustica. Acustica, questa è una domanda impegnativa. Sì, no, è impegnativa perché la musica è anche acustica e matematica, discipline che io non conosco e non tratto, però posso dire che io nella composizione sono logico in maniera drastica. Tanto è che, a differenza di tanti altri compositori spigoni, io scrivo sempre la musica prima. Per musica intendo la composizione, la struttura, perché la musica ha le sue regole, ha i suoi accenti, ha il suo camminare e non può essere modificato. Le parole sì, le parole le metto dopo, magari con fatica, usando molto la gomma insieme alla tizza, ma le adatto alla struttura della musica. La musica è quella che fa la pagina. Infatti il libro che era prima la musica, scritto Manuela, cioè prima la musica, viene da una mia frase con la quale cercavo di spiegare ai giornalisti proprio questo fatto qui che sto dicendo lei, cioè che io seguo la vecchia scuola americana, la musica prima deve essere lei che fa la pagina, la regia di tutto, che è detta anche i colori, poi le parole piano piano arriveranno e conforteranno quello che ha scritto la musica, quello che è nella musica. Ma è la musica che è matematicamente, scientificamente perfetta e intoccabile. Questo io lo spiegavo ai giornalisti perché erano abituati con autori tipici, cantautori con chitarra, che... Leggo Cuccini. Che, no, ma non voglio fare nessuna critica, ma no. I quali scrivono il loro diario, prima le parole, eccetera, gli vanno sopra un po' con degli accordi, poi dopo cercano di mettere tutti insieme, poi gli arrangiatori fanno il resto. No, io come compositore, proprio intendo come compositore del tema, cioè melodia, armonia e ritmo. Io sono drastico, inflessibile da quel lato lì, quindi sono super matematico, anche se non so fare un'addizione, 2 più 3 fa 5, 7. Ma infatti il libro... Le basta più o meno come... Facciamolo, un gioco, potrebbe fare un giochino di parole. Se posso farlo adesso? No, faccia. Giochino. Sì, certo. Ha fatto, ha detto che Bastiato canta la voglia con lei di cantare. Lei avrebbe piacere, voglio sentirti cantare. Voglio sentirti cantare. Vabbè, adesso non posso farlo, ma sono a sua disposizione per un altro tempo.